Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Le Marche hanno superato il picco, significa che le misure di contenimento hanno avuto un effetto molto importante. Ha permesso al servizio sanitario di respirare, alle persone di non ammalarsi e al sistema di valutare le scelte fatte fino a questo momento. Sono le parole di Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche. A Marche Nord invece rallentano gli accessi al pronto soccorso, mentre è in lieve calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Sono quasi 300 i pazienti guariti o dimessi dagli ospedali marchigiani, mentre nelle ultime 24 ore il numero dei decessi, secondo il GORES, è di 18 pazienti. Il servizio è di Francesco Salvago. I decessi odierni sono 18, età media 79 anni, con il 94% di patologie pregresse. Il più giovane aveva 57 anni di Castelfidardo, mentre il più anziano aveva 92 anni di Terre Roveresche. Il totale aumenta a 630 vittime dall'inizio dell'epidemia nelle Marche, 6 invece i decessi registrati extra regione. Ulteriori 150 casi di contagio da coronavirus su 667 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Le persone positive nelle Marche salgono a 4.614 su un totale di 15.919 test eseguiti, di questi 11.305 risultano negativi. Lo comunica il Gruppo regionale per le emergenze sanitarie nel suo quotidiano aggiornamento sui contagi. Si tratta del numero più alto di positivi in un giorno riscontrato da una settimana a questa parte. Vanno verso quota 300 le persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell'ambito dell'emergenza. Nella regione i ricoverati per Covid-19 sono ora 1.141, di cui 140 in terapia intensiva e 286 in semi-intensiva. Altri 193 sono degenti in area post-critica, mentre 522 in reparti non intensivi. 2.565 sono in isolamento domiciliare. A Marche Nord i ricoveri intensivi risultano 22 e i non intensivi 30. In lieve miglioramento, così come gli accessi al pronto soccorso. A livello regionale sono 7.148 invece le persone isolate in casa per contatti con persone positive al virus, 2.522 con sintomi, 4.626 asintomatici, tra le quali 956 operatori sanitari. La mappa dei contagi dà conto di quasi 2.000 casi in provincia di Pesaro Urbino, 1.401 ad Ancona, 639 a Macerata, 312 in provincia di Fermo e 235 in quella di Ascoli Piceno. E anche nei momenti del picco siamo stati in grado di dare un posto letto a tutti. Non abbiamo dovuto fare come altre regioni che hanno dovuto far ricoverare i loro malati altrove. Lo ha detto sempre il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, durante la seduta telematica del Consiglio regionale. Oggi, aggiunto il Presidente, ho chiesto al Gruppo Operativo Regionale di Emergenza Sanitaria, il GORES, di valutare un provvedimento che altre regioni hanno preso ieri per un uso più diffuso delle mascherine o quantomeno di un fazzoletto, di un foulard per proteggere naso e bocca. I tecnici stanno preparando la relazione. Quando sarà pronta faremo una nuova ordinanza per confermare l'opera di contenimento della pandemia e per rafforzare il messaggio che non possiamo abbassare le difese e dunque bisogna continuare a lottare per non tornare indietro. L'inno di Mameli e il suono delle sirene dei mezzi schierati è l'omaggio che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno voluto fare questa mattina a tutti gli operatori sanitari dell'ospedale Santa Croce a Fano. Voi in corsia, noi in strada, insieme ce la faremo. Medici, infermieri, sanitari, orgoglio di tutti noi.
È la frase scritta su uno striscione accanto a un grande cuore rosso, simbolo dell'omaggio che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno voluto dedicare oggi a tutti coloro che giorno e notte stanno al fronte per combattere il nemico invisibile e salvare vite umane. Dinanzi all'ospedale Santa Croce di Fano, uomini e mezzi dell'esercito, finanza, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale si sono uniti per portare un saluto a chi è in prima linea ormai da oltre un mese per superare la pandemia. Davanti a loro gli eroi con le divise rosse e i camici bianchi e azzurri, ai quali è andato il lungo applauso dei presenti dopo l'inno di Mameli suonato dal maestro Caselli. Poi le sirene dei mezzi d'emergenza azionate all'unisono. Mano sul cuore, lacrime che si trattenevano a stento. Un momento toccante per tutti. Presenti stamattina anche il sindaco Massimo Seri e l'assessore Cecchetelli, rappresentanza dell'amministrazione comunale. Ad accogliere lo schieramento la direttrice generale di Marche Nord Maria Capalbo, il direttore dell'ASUR Area Vasta 1 Romeo Magnoni e il direttore del Dipartimento di Prevenzione Adelchi Vaccaro. Anche questo omaggio, ha detto la direttrice, lo dedichiamo a tutti gli operatori sanitari e al dottor Carlo Amodio, stimato radiologo scomparso ieri a causa del coronavirus. Veramente un grazie a tutta la famiglia istituzionale, perché siamo un'unica famiglia, sia la sanità ma anche le forze dell'ordine, e in questo momento abbiamo lavorato tutti insieme con un unico obiettivo, cercare di tutelare la salute pubblica. In questo momento stiamo vedendo una piccola diminuzione dei casi. Devo dire che abbiamo fatto anche, rispetto ai primi giorni, forse si incomincia a vedere un po' di luce. Abbiamo diminuito i pazienti che sono in rianimazione, ha precisato Capalbo. Da 40 siamo scesi a meno di 25, e questo grazie alla task force di Marche Nord, che sta lavorando su tutti i livelli, anche trattando le persone contagiate con i farmaci di nuova generazione. Siamo stati travolti da questa emergenza, ha aggiunto Magnoni, che ha fatto il punto della situazione. Non avrei mai pensato che all'interno delle mie strutture, ospedale d'Urbino, 10 medici in malattia, 15 infermieri in malattia in un solo reparto. Ho dovuto chiudere reparti, ho dovuto accorparli, ho dovuto fare un casino dalla mattina di boia per cercare di rispondere a quelle che sono quello che è il nostro compito, cioè di curare al massimo la salute dei cittadini. Una cosa che abbiamo notato, che ultimamente sembra che un pochettino ci siamo stabilizzati, non con i morti, perché i morti ancora continuano ad essere purtroppo troppi, ci siamo stabilizzati con le richieste, quindi le rianimazioni riescono a respirare un pochettino di più, di conseguenza, considerando che in fase acuta l'unico rimedio è quello, risposte migliori riusciamo a darle e speriamo di salvare altre vite umane. Impegnato 7 giorni su 7 anche il Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1. Non conosciamo giorni di riposo e siamo tutti arruolati per questa lotta. Siamo sul territorio per fare i tamponi, sostanzialmente quelli territoriali, al di là di quelli che si fanno qui, con tutte le criticità che questo comporta, perché sono sotto gli occhi di tutti e di chi le ignora sinceramente è uno stolto, perché non si può ignorare la carenza mondiale, internazionale di kit diagnostici e di altri presidi come i dispositivi di protezione individuale, almeno all'inizio, adesso più o meno siamo in linea, e quindi queste difficoltà comportano anche l'esecuzione di un numero apparentemente limitato di tamponi, ma ovviamente è dettato da una capacità laboratoristica, una capacità di disponibilità dei mezzi, non del laboratorio che non può farlo, proprio degli strumenti per poterlo fare. Dobbiamo sconfiggere il Covid, sì, ce la faremo. E adesso la morte dell'ex primario di radiologia del Santa Croce di Fano, Carlo Amodio. Unanime il cordoglio della città di Fano e tantissimi gli attestati di vicinanza nei confronti della famiglia del medico scomparso.
Umano, generoso, sempre allegro, un uomo e un medico di grande valore, morale e professionale, che non perdeva occasione per aiutare gli altri. Chi lo ha conosciuto lo ricorda così. L'intera città di Fano piange la scomparsa del dottore Carlo Amodio, noto radiologo di 71 anni, professionista stimato non solo a Fano, ma in tutta la provincia e anche fuori regione. Dal 2009 al 2012 Amodio è stato direttore di unità operativa complessa di radiologia presso l'ospedale Santa Croce dell'azienda Ospedali Riunite Marche Nord. Attualmente lavorava come medico, radiologo, libero professionista, consulente presso diverse cliniche. Non ce l'ha fatta resistere alla malattia del virus. Il medico è stato stroncato da una polmonite interstiziale. Nel pomeriggio di ieri, nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove era ricoverato dall'11 marzo scorso. Alla notizia della scomparsa, i social si sono riempiti di commenti di tantissimi pazienti che sono stati seguiti dal dottore e che ricordano la sua professionalità e la sua grande umanità. Io dico salito in cielo perché non può che non essere tale, perché lui era un angelo, è sempre stato un angelo in ospedale, una persona di una generosità unica, ha fatto del bene a tutti, e oltre che essere un eccellente professionista. Quando si aveva bisogno di qualcosa si ricorreva a Carlo. Carlo, adesso proteggici e guardaci da lassù e soprattutto guarda la tua famiglia e Donatella. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutta Italia come sentimento di vicinanza alla moglie, alla sorella, ai 4 figli e ai 5 nipoti costretti a piangere in solitudine. I colleghi lo ricordano come un professionista impeccabile, un uomo solare con la battuta sempre pronta e la parola giusta in ogni situazione. Un uomo che si è impegnato attivamente anche nel mondo dell'associazionismo. Da inizio emergenza, stando agli ultimi dati diffusi, sono almeno 80 i camici bianchi morti a causa del Covid-19. Gli infermieri deceduti sono invece 25 e 5.500 i contagiati. E sono tanti i colleghi di Amodio che lo ricordano commosso. Tra questi c'è anche uno dei suoi amici e colleghi, Augusto Sanchioni. Purtroppo perdiamo un professionista veramente di altissimo livello, una persona umana, una persona che ha dato l'anima per il suo lavoro, in cui credeva e ci ha messo proprio veramente tutta la passione. Lui non era un semplice refertatore di immagini ecografiche o radiologiche, lui era veramente un clinico, lui il caso lo studiava, lui voleva sapere che cosa c'era dietro quel paziente che era arrivata alla sua osservazione per poi eseguire gli esami diagnostici. Era sempre disponibile in qualsiasi momento, in qualsiasi ora della giornata. È un rapporto ormai remoto con lui dai tempi in cui lavorava in ospedale e quindi c'era un rapporto di stima reciproca, professionale, ma eravamo diventati proprio amici, amici perché avevamo anche degli elementi in comune. Lui era appassionato di sport, io sono, come molti sapranno, sono responsabile sanitario della squadra locale del Fano, per cui anche per motivi sempre professionali avevo bisogno di lui per quanto riguarda gli esami ecografici per i giocatori, quindi da tempo era legato a me per tanti motivi, quindi mi piange il cuore aver perso veramente una persona incommiabile, però veramente non ci sono parole. Io me lo ricorderò sempre, per tutta la vita, per quello che ha fatto, e è veramente una grossa perdita per quanto riguarda il mondo della medicina, ma proprio della scienza, perché veramente era uno scienziato. E le mie più sincere condoglianze alla Donatella, moglie con la quale anche con lei ho rapporti di lavoro, essendo lei presidentessa della DAMO, e a tutti i figli, veramente condoglianze di cuore. E c'è un altro bilancio che viene aggiornato costantemente ed è quello che riguarda la giustizia. Sono 72 le violazioni contestate nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine nella provincia di Pesaro e Urbino. Le sanzioni riguardano 70 persone e 2 attività commerciali. Nei prossimi giorni sarà convocato un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in una videoconferenza per pianificare l'attività di controllo relativa
relativa ai divieti e agli spostamenti in occasione delle prossime festività pasquali. E adesso andiamo a Vallefoglia, dove il sindaco Palmiro Ucchielli invita i suoi concittadini a non mollare e a proseguire con determinazione la quarantena a casa. Insieme ce la faremo, ha detto. A Vallefoglia la situazione sta un po' migliorando, è servito e serve ancora di più se tutti ascoltano e diciamo rispettano le regole della comunità che lo Stato ha voluto con forza, anche con ammende molto pesanti, e cioè stare a casa. Stare tutti a casa vuol dire che riducono i ricoveri nella terapia intensiva, si riducono i contagiati, si guariscono molti per fortuna, e quindi avremo una situazione di diffusione anche dei tamponi insieme della comunità e possiamo uscire bene. Anche in questa settimana di Pasqua occorre stare a casa, dire agli amici di stare a casa, non uscire nessuno se non per le strette necessità, una volta ogni tanto in farmacia, nei supermercati, mantenendo almeno un metro di distanza. Noi abbiamo deciso di distribuire tutti i buoni per diciamo 106.000 euro dati dallo Stato, oltre 1,5 milioni di diciamo di contributi annuali che per le spese sociali il Comune affronta dal proprio bilancio. Abbiamo sollecitato le farmacie a tenere le mascherine, domani probabilmente la Giunta deciderà di comprarle o la Regione deciderà probabilmente anche di darle gratuitamente a una per ogni nucleo familiare. Abbiamo sollecitato i supermercati a portare la spesa il più possibile a casa e quindi diciamo che se combattiamo tutti insieme vinceremo questa prima battaglia, che è la battaglia per la salute, per la vita. E poi quando saremo usciti tutti insieme, uniti, senza polemiche, con grande coesione della città e della comunità, combatteremo la seconda battaglia, quella per il lavoro, per l'economia, per la crescita, per la ricchezza, combattendola insieme ad altri paesi europei, ad altri paesi del pianeta. Vallefoglia quindi ce la farà se siamo tutti insieme uniti. Combattiamo questa battaglia anche la settimana di Pasqua. La settimana di Pasqua va un forte abbraccio virtuale a tutta la comunità, a tutti i cittadini, di buone feste di Pasqua, stando tutti a casa. Restiamo in zona, apriamo una parentesi di cronaca perché intorno alle 15 di oggi pomeriggio dovrebbero partire le immagini, eccole qua, c'è stato un incendio che è divampato all'interno della Rivacold nello stabilimento di Montecchio. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati per appunto spegnere le fiamme, le operazioni sono proseguite per alcune ore e pare che queste fiamme si siano sprigionate da un forno presente all'interno dell'azienda. E adesso parliamo dei buoni spesa. In queste ore a Fano si stanno distribuendo a coloro che appartengono alla prima fascia, ovvero coloro che sono già seguiti dai servizi sociali, mentre da mercoledì inizieranno le consegne dei voucher anche per tutti gli altri che hanno presentato domanda. Tre numeri telefonici dedicati per sei linee telefoniche con altrettante operatrici dall'altra parte della cornetta. Questa è la macchina comunale a disposizione di quanti stanno avanzando domanda per i buoni spesa, oltre alla pagina dedicata sul sito del Comune di Fano. Dall'apertura della piattaforma online gli accessi sono stati ben oltre i 3.000 e alle 12 di quest'oggi le domande andate a buon fine per il secondo gruppo di famiglie fanesi che in base ai criteri definiti usufruiranno dei buoni spesa erano 600, ma vista la forte domanda si sta pensando di procrastinare di altre 24 ore la chiusura del primo gruppo di persone che sono sicuramente destinate a crescere. Avevamo previsto oggi, lunedì alle 13, di fare la prima chiusura, la prima scadenza. Scadenza non vuol dire che
con oggi finiva la possibilità di presentare domande. Le domande si possono presentare online con lo stesso sistema anche nei giorni successivi, però vista che oggi si è concentrata, essendo il primo giorno della settimana, forse era prevedibile una mole di domande enorme con tante telefonate. Allora, proprio per questo abbiamo deciso di dare un ulteriore giorno. Faremo la prima scadenza domani alle 13, martedì domani alle 13, e poi l'ulteriore, perché avevamo detto dopo tre giorni, un altro step, che sarà quello di venerdì prossimo alle 13. I numeri di telefono sono lo 0721 887766 e 0721 887481 e 887482. Se qualcuno trova occupato a questi tre numeri, ai quali, ripeto, corrispondono sei linee telefoniche, è possibile mandare una mail a buonispesa.ambito@comune.fano.pu.it. Praticamente, mandando questa mail, c'è la possibilità poi di essere ricontattati lasciando un proprio recapito. Ma a disposizione del Comune non ci sono solo i 322.000 euro del governo, ci sono sul piatto anche le risorse interne, come i 40.000 euro degli eccedenza del fondo anticrisi, somme sulle quali e sul cui utilizzo si sta ragionando proprio in queste ore. Noi, come primo ragionamento che avevamo fatto, era proprio sui beni di prima necessità, ma oggi stiamo ragionando anche sulla problematica degli affitti. Ci sono persone oggi che hanno una difficoltà di pagare l'affitto della propria abitazione, e anche questo è un bene di prima necessità, ovviamente, è sotto l'attenzione di tutti. Quindi noi ci stiamo già attrezzando, stiamo ragionando di utilizzare quel 40.000 euro che avevamo accantonato, che potremmo orientarle verso questo aiuto. A Pesaro invece il sindaco Matteo Ricci ha annunciato la distribuzione di 10.000 mascherine da parte del comune. Vi voglio parlare delle mascherine. Io non so se diventeranno obbligatorie, lo vedremo nei prossimi giorni. Dipende dall'Istituto Superiore di Sanità, che fino ad oggi ha detto che bastavano le distanze di sicurezza, tranne in casi particolari. Vedremo cosa succederà, ma di certo delle mascherine avremo sempre più bisogno per andare a fare la spesa, ma nella fase 2, quando partirà anche per andare a lavorare in sicurezza. Per questo, da una parte, abbiamo avuto la garanzia che oggi nelle farmacie comunali, da oggi in poi, ci saranno forniture costanti, quindi le potrete trovare tutti i giorni, e dall'altra abbiamo deciso di acquistarne almeno 100.000 da distribuire gratuitamente ai pesaresi nel mese d'aprile. È un'iniziativa che faremo con la Croce Rossa e abbiamo appena chiesto questa mattina i preventivi alle imprese marchigiane che hanno deciso di riconvertire la propria produzione. Siamo ormai entrati nella Settimana Santa, da qualche settimana le messe vengono celebrate a porte chiuse, ma non tutti i sacerdoti della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagliipergola stanno a quanto pare rispettando le disposizioni date. E dopo varie segnalazioni che sono giunte anche alla Curia, oggi il Vescovo Trasarti ha invitato tutti i sacerdoti a rispettare le norme del decreto. La Settimana Santa è iniziata, ma è diversa dal solito. Infatti le chiese rimangono aperte, ma le sante messe vengono celebrate a porte chiuse. Possono essere seguite soltanto in televisione o sul web. È una delle decisioni adottate per evitare assembramenti e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Si modificano così, in un modo senza precedenti, tutte le celebrazioni. In ogni caso, anche questi momenti liturgici, tra i più importanti dell'anno, possono essere vissuti nella maniera più intensa e partecipata. Cambiano le forme, ma non la sostanza. Oggi però una tirata d'orecchi è arrivata dal vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagliipergola, Armando Trasarti, a chi non si sta tenendo alle indicazioni date anche da Sua Eccellenza in vista dei decreti nazionali, regionali e della Conferenza Episcopale Italiana. In questi giorni, infatti, sono arrivate alla Curia diverse segnalazioni, limitate ad una parrocchia in particolare, che starebbe proseguendo i riti religiosi insieme ai fedeli.
La diocesi invita quindi a verificare le norme già fatte pervenire a tutti i sacerdoti e alle parrocchie. Eventuali iniziative che non rispettino tali indicazioni precise in una nota sono da ritenersi private e incorreranno nelle sanzioni che lo Stato ha stabilito per i cittadini che non rispettano la legge. Le celebrazioni di Papa Francesco e del Vescovo Trasarti, in programma da giovedì a domenica, verranno trasmesse sul canale 17 di Fano TV. In occasione delle festività pasquali, appunto, il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale dà la possibilità ai fiorai di portare nelle tombe dei cimiteri i fiori freschi da parte dei parenti. Purtroppo, se dobbiamo tenere un comportamento, evitare assemblamenti, dobbiamo restringere le misure di libertà, se così le possiamo chiamare. Tra queste c'è stato anche quello della chiusura, l'ordinanza di chiusura all'accesso alle persone per far visita ai cimiteri. E allora ieri, proprio per dire che siamo sempre veramente attivi, e ringrazio anche i collaboratori che anche di domenica si prestano a lavorare, ho firmato un'ordinanza, che un'ordinanza di autorizzazione ingresso ai cimiteri limitatamente alle ditte florovivaistiche, al dettaglio e dai fiorai e con esse attività di trasporto. Cosa significa questo? Che consentiamo ai fiorai di poter accedere all'interno dei cimiteri su mandato delle persone che vogliono portare un fiore nella tomba dei propri cari, magari perché ormai sono 3 settimane che non possono far visita, magari anche gli addobbi che avevano portato non sono più adeguati, quindi possono, attraverso prenotazione con i propri fiorai, e loro si possono portarli fisicamente all'interno dei cimiteri. Siamo in una fase, siamo entrati nella settimana pasquale e quindi chiediamo questo sacrificio che sotto certi aspetti è un sacrificio spirituale, ma noi sappiamo cosa vuol dire quando non si ha più una persona cara. Allora abbiamo pensato, in questo momento dove siamo tutti costretti a rimanere a casa, e rinnovo l'invito, non l'invito, non voglio usare la parola ordine che non mi piace, ma dobbiamo rimanere a casa per non sciupare tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Allora ecco, queste misure possono così in qualche modo aiutare anche quelli che sono i sentimenti nei confronti delle persone care. E continuano le manifestazioni di solidarietà da parte delle associazioni del territorio. Alla lunga lista si aggiunge oggi il Soroptimist International Club di Fano, che ha donato 1.500 euro agli ospedali riuniti Marche Nord per l'acquisto di materiale sanitario, mentre i giocatori e i dirigenti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sant'Orso 1980 hanno deciso di devolvere 850 euro all'ospedale Santa Croce. E chiudiamo con gli auguri alla bisnonna Adele Bigelli di Castelvecchio di Monteporzio, che oggi compie 100 anni. La famiglia e gli amici si stringono virtualmente alla signora Adele con la promessa di festeggiare poi tutti insieme non appena sarà terminata questa fase di emergenza sanitaria. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Restate su Fano TV, sul canale 17, perché ci sono alcuni programmi interessanti subito dopo di noi. L'informazione invece torna domani mattina in diretta alle 7.45 circa, sempre qui con Occhio ai Giornali. Arrivederci.